notte mi accorgo come tutto legato nella vita. Ma siamo condizionati da quello che incontriamo. Sì, magari qualche piccolo intoppo ci fa deviare, ci fa allungare un po' la strada. Teatro Mercadante Altamura, siamo qui per la presentazione di un film davvero particolare, L'esigenza di unirmi ogni volta con te. Siamo con i due produttori e con il regista. Angelo Calculli, com'è nata l'idea di questo film? Beh, l'idea è sicuramente di Tonino Zangardi, autore di un romanzo bellissimo che porta lo stesso nome del film, ed è un'idea tutta sua, io non posso prendermi questa paternità. Diciamo che sono salito su un treno in corsa quest'estate a Maratea, ci siamo conosciuti, Tonino mi ha parlato di questo progetto e io inizialmente ho aderito al progetto, fino poi a diventare addirittura insieme soci nella Talante Film, che poi è realmente la società che produce questo film. Tonino Zangardi, tu invece sei autore, regista, adesso anche scrittore. Da dove nasce l'idea di questo romanzo? È nato da, come si dice, da un'esigenza. 2 anni fa avevo voglia di scrivere, ma non ho pensato di fare un romanzo, di pubblicarlo, cioè queste cose non mi sono proprio passate per la testa. Avevo solo voglia di scrivere una storia, e l'ho scritta tutta di getto in un paio di settimane, tutte di notte, ascoltando musica. Un paio di amici che l'avevano letto mi hanno detto: ma perché non ci fai un film, perché è una storia da film, queste cose qua. Così ho presentato al MIBAC, al Ministero, hanno finanziato, e da lì è partita tutta l'avventura del film. E perché non me lo chiedi? Fammi sentire tu, Carlo. Se tu mi facessi sentire veramente tu, ma con i fatti, però non solo con le parole. È una passione sfrenata tra due persone che si conoscono appena, e hai scelto come attori di questo film due personaggi davvero noti, Claudia Gerini e Marco Bocci. Sì, sì, beh, è una storia d'amore, ma dentro il film c'è tanto, c'è tanta roba, c'è il matrimonio, c'è la passione, c'è il tradimento, c'è il senso di colpa, c'è la voglia di vivere le emozioni, no? Ci sono tante cose dentro. La scelta di Claudia Gerini è avvenuta proprio molto semplice, automatica, perché nel film, diciamo, il personaggio che interpreta è una cassiera del supermercato, e ho pensato subito a Claudia, perché Claudia, dal mio punto di vista, credo che sia sicuramente tra le attrici più brave oggi che ci sono in Italia. Claudia Gerini, benvenuta in Puglia. Grazie, bentrovati. Benvenuta per presentare un film davvero particolare che ripercorre la storia di due persone che si amano all'improvviso. Sì, diciamo che il film parla proprio di una storia d'amore, di una storia di passione. Sono due persone, una in particolare che fa una scelta d'amore. Per questo mi è piaciuto molto il personaggio di Giuliana, che sono io, che è una donna qualunque, che però viene investita da un grosso sentimento, e diciamo lei onestamente decide di perseguirlo e decide di voler cercare la felicità. Però il destino vediamo che la mette a dura prova. Senti, non è la prima volta che tu lavori in Puglia, sei qui da noi spesso, sei contenta di ritornarci? Sì, infatti quando ho sentito che le riprese venivano fatte a Tricase ero contentissima, perché dopo, insomma, già 2 o 3 pellicole che io ho girato qua, alcune più fortunate, altre meno, però è una terra che stimo, che amo proprio. La scelta di Marco Bocci è arrivata perché mi piaceva l'idea di come Marco, no? Quindi che era possibile che questa cassiera di questo supermercato, vedendo questo ragazzo, anche magari un pochino più giovane di lei, ci potesse perdere la testa. Tu? Leonardo. Abbiamo girato tutto il film qui in Puglia, a Tricase, mi sono trovato molto bene, è un vero piacere essere qui. È stato bello girare anche con Claudia Gerini? Beh, è stato bellissimo, ho trovato un'attrice strepitosa, una donna veramente in gamba, generosa, e una grande amica anche. Quando esce nelle sale cinematografiche? Dovrebbe uscire sicuramente tra marzo e aprile, a meno che non venga preso in un festival importante, allora potrebbe anticipare l'uscita.